aggettivi possessivi in latino. Aggettivi e pronomi possessivi. Allora, attenzione. Conosciamo i possessivi in italiano? Li conosciamo i possessivi in italiano? Sì. Mio, tuo, suo, nostro, vostro e loro. Come si dicono, come si esprimono questi possessivi in latino? Ecco, questa è una grande analogia. Sia in italiano sia in latino i possessivi possono essere sia aggettivi e sia pronomi. In italiano, infatti, possiamo dire, non so, questo è il tuo libro e quello è il mio. Se diciamo questo è il tuo libro e quello è il mio, tuo è aggettivo mentre il mio è pronome. No? E la stessa cosa avviene anche in latino. Gli aggettivi possessivi sono praticamente degli aggettivi che seguono la declinazione degli aggettivi della prima classe. Quindi ormai noi abbiamo studiato gli aggettivi della prima classe, quindi possiamo studiare anche gli aggettivi possessivi. Meus, mea, meum, mei, mei. Attenzione, questo è una difficoltà, nel senso che mei potrebbe anche essere il genitivo del personale. Ego, mei, mi, me, me. Quindi mei potrebbe essere sia personale sia possessivo. Mei, me, mei. Poi c'è il dativo meo. Me, meo. Attenzione, gli aggettivi possessivi hanno una desinenza pronominale? No, la desinenza pronominale è ius per il genitivo e i per il dativo. Quindi vuol dire che gli aggettivi possessivi hanno una desinenza regolare di tutti gli aggettivi della prima classe, non hanno una desinenza pronominale. Poi c'è l'accusativo che è meum, meam, meum. Poi c'è il vocativo. Attenzione, qua nel vocativo dobbiamo ricordare una eccezione. Il vocativo maschile singolare, infatti, è mi. Ricordate quando abbiamo studiato Vergilius, Filius e Meus? Abbiamo studiato che questi hanno il vocativo singolare mi, invece, cioè in i, con la semplice i, e non hanno la e come desinenza. Mi, mea. E meum. Ricordate infatti che il neutro vocativo è sempre uguale al nominativo o all'accusativo. Nominativo, accusativo, vocativo del neutro, sia singolare sia plurale, sono sempre uguali fra loro. E poi c'è l'ablativo. L'ablativo è meo, mea, meo. Ecco, bravi, state scrivendo sul vostro quaderno. Passiamo al plurale. Mei, me, mea. Poi, genitivo è meorum, mearum, meorum. Ecco, facciamo questa tabella. Ecco, ricordate che comunque in generale tutti gli aggettivi devono essere declinati così. Quindi si declina prima il nominativo di tutti e tre i generi, poi il genitivo di tutti e tre i generi, e poi via via gli altri casi. Meorum, mearum, meorum. Poi c'è il dativo che è meis, meis, meis. Segue proprio la declinazione degli aggettivi della prima classe. Poi abbiamo l'accusativo che è meos, meas, mea. Ricordate che nel neutro nominativo, accusativo, vocativo sono uguali. Poi c'è il vocativo che è mei, me, mea, uguale al nominativo, mentre l'ablativo è essenzialmente uguale al dativo. Ecco, questa declinazione è praticamente la stessa anche per tus, tua, tuum, non ha l'eccezione al vocativo maschile singolare. Tus, tua, tua. Al vocativo potrebbe essere tue, ma anche se non si trova mai. Poi c'è sus, sua, suum, che vuol dire suo di lei, di lui, ma vuol dire anche suo di loro. Capite? Quindi quel possessivo lì, sus, sua, sum, è un possessivo di terza persona singolare, ma anche di terza persona plurale. Quindi vuol dire loro, di loro, ecco, di loro, loro. Suo di loro non si dice, scusate, volevo dire loro di loro. È come se un unico possessivo corrispondesse
a tutti i possessivi, per esempio, che ci sono in inglese, no? Quindi, her, his, its, their, di terza persona. Poi c'è il possessivo di prima persona plurale, che è noster, nostra, nostrum, e il possessivo di seconda persona plurale, vester, vestra, vestrum. Quindi, attenzione, quelli di prima e di seconda persona plurale si declinano come gli aggettivi in er, er, con la e che cade nel corso della declinazione. Vi ricordate che ci sono due tipi di aggettivi in er. Aggettivi in er, con la e che cade nel corso della declinazione, come pulcher, pulcra, pulcrum, e aggettivi in er, con la e che rimane nel corso della declinazione, come liber, libera, liberum. Ecco, noster, nostra, nostrum, e vester, vestra, vestrum, sono come pulcher, pulcra, pulcrum. Attenzione, notate che quindi c'è un'ulteriore difficoltà, cioè nostri e nostrum, vestri e vestrum, possono essere due cose, cioè possono essere, che cosa possono essere nostri e nostrum, oltre ad essere aggettivi possessivi? Possono essere anche dei pronomi come? Personali, possono essere anche dei pronomi personali. Caso? Nostri, nostrum, caso? Allora, il pronome personale di prima persona plurale qual è? È nos, il pronome personale di prima persona plurale è nos. Attenzione che nel corso dell'interrogazione voglio sapere tutta la tabella delle declinazioni dei pronomi personali. Nos, al genitivo fa? Nostri oppure nostrum. Nostri e nostrum, vestri e vestrum, possono essere anche genitivi del pronome personale, oltre a essere possessivi, possono essere genitivi. Sono nostri e vestri, sono genitivi di specificazione, mentre nostrum e vestrum sono genitivi partitivi del pronome personale. Adesso sappiamo invece che possono essere anche possessivi. Quando sono possessivi possono essere aggettivi e possono essere pronomi. Quando invece sono personali sono solamente pronomi. Ecco. Ok. I possessivi non hanno una desinenza particolare per il vocativo, tranne mi, l'abbiamo visto, no? Declinando meus. Tutti gli altri seguono le regole di declinazione dell'aggettivo della prima classe, degli altri aggettivi della prima classe, diciamo. Allora, uso dei possessivi. L'uso dei possessivi, molto simile, diciamo, all'italiano, soprattutto analogie e differenze. L'analogia l'abbiamo già detta, cioè che i possessivi latini possono essere sia pronomi sia aggettivi, esattamente come i possessivi italiani possono essere sia pronomi sia aggettivi. Differenze. In genere, in italiano, il possessivo precede mio padre, tua madre, vostro zio. Invece, in latino, meus, tuus, suus, noster e vester, in genere seguono il sostantivo a cui sono riferiti. Comunque, certe volte possono seguire anche in italiano o precedere anche in latino. Questo è di norma. L'altra cosa, il possessivo di terza persona, suus, vale sia per il singolare sia per il plurale. Attenzione, vale anche per il plurale. E non significa solo suo, ma significa anche loro. Loro nel senso loro possessivo. Sapete distinguere? Loro nel senso di loro. Cioè, insomma, sapete distinguere quando loro è personale e loro è possessivo? Allora, loro non capiscono niente, oppure il loro allenatore. Allora, loro è, sì, d'accordo, loro è soggetto, ma è personale. Mentre invece il loro allenatore, loro è possessivo. Loro di loro, proprio, eccetera, no? Sus traduce anche loro possessivo, capite? Di loro, il their, ok? Il their inglese si traduce sus, suasum in latino. Soggetto? So, dipende dal soggetto. Oh. Attenzione, un'ulteriore difficoltà. Appunto per la terza persona. Abbiamo detto che suo si dice sus, suasum. Attenzione, ulteriore difficoltà. Infatti c'è un altro modo per dire suo, in un certo senso. Non so se vi ricordate
certi pronomi personali di terza persona, soggetto, isse, aid e i, e, ea. Avete studiato i pronomi personali, soggetto, o, ricordate che sono ego, tu, isse, aid, nos, vos, i, e, ea. Ricordate questo? Benissimo. Ecco, quello infatti è il pronome personale che vuol dire egli, ella, lui, lei, loro. Ok? Beh, allora attenzione. Quelli sono i nominativi. Quel pronome personale lì ha anche dei genitivi. E i genitivi sono eius per il genitivo singolare di tutti i generi. Eorum e arum, eorum per il genitivo, insomma, maschile e femminile neutro. Ricapitoliamo. Vogliamo scrivere per favore quindi questa declinazione? Ci fermiamo per il momento al nominativo e al genitivo. Is, ea, id. Eius, eius, eius. Che cosa notiamo? Che tipo di desinenza è questa? Una desinenza? Desinenza? Pronominale, si dice. Desinenza degli aggettivi pronominali. Bravo. Da Andrea. Andrea, per prendere anche un più. Bravo, un più su quello. Desinenza degli aggettivi pronominali. Oh, desinenza pronominale. Andiamo, ecco. Non studiamo per il momento il dativo, l'accusativo, il vocativo, l'ablativo. Andiamo direttamente al plurale. Il plurale è i, e, ea, eorum, earum, eorum. Per il momento non studiamo il dativo, l'accusativo, il vocativo, l'ablativo, il plurale. Studiamo solo il nominativo e genitivo. Ora, quindi, che cosa succede? È molto semplice. Che cosa significano eius? Eius, eius, eius. Se is e id vuol dire egli, lui, lei, che cosa significa eius, eius, eius? Significa di lui, di lei, oppure di quella cosa, non so, ok? No. Di esso, to, ecco. Eius, eius, eius vuol dire di lui, di lei, di esso, di ciò, non so, ok? Se i, e, ea significano essi, esse, diciamo che eorum, earum, eorum significa di essi, di esse, di loro. Ok? Sono genitivi. Benissimo. Ora, cosa succede? Succede che i latini spesso, invece di usare sus, sua, sum, usavano eius, eorum, earum. E lo usavano se non era riferito al soggetto. Se sua sum è riferito al soggetto, scusate, se suo, il possessivo, insomma, è riferito al soggetto, allora si usa appunto sus sua sum. Se invece non è riferito al soggetto, si usa eius eorum earum. Questa è la regola. E adesso verifichiamo questa regola con gli esercizi. Però prima di fare questo, diciamo anche qualcosa riguardo al complemento di causa. Abbiamo studiato fino adesso il complemento di mezzo, abbiamo studiato il complemento di modo, compagnia e unione è stato il luogo. Aggiungiamo adesso il complemento di causa. Il complemento di causa si rende in questi modi. Ho l'ablativo semplice, che però riguarda, insomma, si trova con certi verbi soprattutto, come soffro, soffro di invidia, laboro, invidia. Laboro vuol dire soffro, non vuol dire lavorare. Così come vedremo labor, laboris vuol dire fatica e non vuol dire lavoro. Oppure può essere reso con oboprocter più accusativo. Quindi al posto di dell'ablativo semplice si può trovare oboprocter più accusativo. Generalmente con l'ablativo semplice indico una causa interna, cioè che ho dentro di me, soffro di invidia perché ho l'invidia dentro di me, sono malato di invidia, quindi
oppure sono ammalato con una febbre, di febbre, eccetera. Ma è dentro di me questa cosa, la trovo in ablativo semplice. Se invece la causa è esterna, si trova in ovopropter più accusativo. Se è fuori da me, quindi non so, soffro per il freddo, non so. I romani sono lieti per la vittoria. Cioè, questo obopropter più accusativo. Poi c'è invece la causa esterna al soggetto, obopropter. Però obopropter può rendere anche la causa interna. Generalmente però causa interna con l'ablativo. Poi c'è anche la causa impediente. Cioè se c'è un ostacolo, allora in quel caso la causa viene resa con pre più ablativo. Un ostacolo. A causa, nel senso di, a causa di questo ostacolo, di questo impedimento, per esempio, per le lacrime non posso scrivere, a causa di questo impedimento, di questo ostacolo delle lacrime, non posso scrivere. In questo caso c'è pre più ablativo. Altri video didattici su